Ok, in questa presentazione vado a spiegare in poche parole che cos'è una ESCO. Ok, ESCO, che non è altro che sta per Energy Service Company. Allora, innanzitutto è un'attività nata in America, nei paesi anglosassoni. Cosa fa? Fa quella che viene chiamata la riqualificazione energetica. Ok, come la fa? La fa come un suo investimento. Quindi, cosa vuol dire che fa come suo investimento? Noi abbiamo il fatto del recupero, no? Una struttura magari che per 10 anni, ma mettiamo anche, perché si parla anche di edifici del 2000. Quindi per 20 anni non si è messa mai mano, adesso per problemi legati al dispendio energetico, costi di gestione elevati, si ha bisogno di fare una manutenzione. Un patto pubblico-privato, indifferente, l'ESCO agisce per comunque in modo tranquillo. Che si fa? Si fa praticamente una specie di contratto tra diciamo, il privato, quindi il condominio, e la società di ESCO, che interviene facendo recuperi, quindi per prima un'analisi energetica va a verificare dove si va, diciamo, verso edilizio va a sperdere energia, per poi fare un progetto. In altre parole, a livello tecnico si fa un'analisi prima e dopo dell'intervento e andando a trovare le varie soluzioni. E vengono fatte tutte, no? Fatte tutte. Esempio, tappo, di solito è il tappo, si cambiano le finestre, invece di mettere il doppio vetro si mette il triplo vetro. Si mette veramente in legno, in alluminio, perché è quello migliore, quello esteticamente anche piace. Si mettono delle lampade a LED, no? Quindi si vanno a sostituire tutta la parte di illuminazione, diagnostica, quel che volete, si inserisce, poi si va a implementare gli impianti di riscaldamento, quindi andando a ristrutturarlo in modo opportuno e così via. No? Chi si subappalta tutto ciò? Perché adesso io queste sono una presentazione che parla di un patto 2020, edifici pubblici devono rispettare certi criteri e così via. No? Però è legato in qualche modo a questo management del comparto edile. Chi si sovrappone le spese per fare questi interventi? Si sovrappone la stessa ESCO. La ESCO, no? Con proprio a livello finanziario, va a fare tutta la parte dell'analisi. Se fa tutto il piano diciamo di recupero e dopo di recupero energetico si fa il suo piano di fattibilità e poi va a chiedere i soldi per poter fare l'intervento. Ok? L'intervento. Come viene ripagato? Allora, c'è uno scambio tra io lo ricevo. Allora, i certificati che sul recupero finanziario vengono ceduti alla ESCO, quindi ci sono delle varie detrazioni. Situazione fiscale, mettermi alla ESCO, situazione fiscale per quanto riguarda il cambio degli infissi, il cambio per mettere il cappotto,
interviene sul riscaldamento, magari la detrazione a livello delle facciate, no? Più altri interventi che si fanno solo esclusivamente per il recupero energetico dell'edificio, l'antilignazione, tutto viene passato dal condominio alla ESPO, quindi la ESPO già guadagna su quell'elemento. Poi c'è molte volte sono delle ESPO che chiede anche un piccolo intervento anche da condominio. Anche perché si pensa che poi ad esempio il progetto, no? Il progetto se lo va da un'altra ESCO, però non è ESCO, non ce ne sono tante. Cioè, mettete in testa, che è la vera, e poi ci mette. Lei è capitano, dall'inizio alla fine, quelle vere, no? Quelle che ti vengono a dire, ad esempio, c'è l'NX, no? Che ti chiede di intervenire nella progettazione, di intervenire in qualche modo. È una forma di contratto, esco con il privato, no? Può esserci, ma comunque non può esserci. Quelli che vanno in giro a dire che sono energy manager, no, energy manager e esco sono delle società SRL, no? Certificate, scritte in determinato albo, che rilasciano una certificazione finale, perché sono scritte a un iter di certificazione particolare. L'energy manager in cui è certificato, non tutti possono fare l'energy manager, questo è un tecnico, deve aver fatto determinate competenze. Oltre ad avere una certificazione, no? Che riconosce che lui effettivamente è un energy manager. Quindi non tutti, quelli che si facciano energy manager non sono energy manager, quindi intendiamo pure ESCO. Okay, questa è una cosa fondamentale, perché molte volte a me mi chiamano, ma io vendo per l'elettore, sono un ESCO. Allora mi dice, ma metti tu, a gratis, in tutti i domani, perché qua. Ecco, adesso potrebbe anche mettere il fotovoltaico per conto suo. Ecco, se un appartamento adesso non interviene, se una villetta adesso non interviene, interviene nei condomini, interviene nei centri commerciali, interviene nelle ditte, interviene da dove le conviene intervenire, non da dove non le conviene intervenire. Una casa, anche se è villa di, non so, di 1.000 metri quadri, la ESCO non interviene, perché c'è un condominio. Alla fine, poi la ESCO, dopo prendere tutte queste detrazioni fiscali, può chiedere un piccolo contributo alle persone, no? Ponendo una tariffa agevolata sulla bolletta della luce e del gas. Quindi c'è anche la gestione luce e gas, visto che è intervenuta lei, è anche un prezzo equo, no? Cioè, non è che tutta la spesa che ha fatto per non buttare una bolletta. Viene poi anche, prima di intervenire, prima di partire, viene poi deciso con condomini. Questa è l'attività di ESCO. Quindi quando vi dicono tante quelle cose, che soprattutto i venditori, per farvi impressionare, io sono un ESCO. Mi è successo, sei un ESCO. Tu sei un ESCO. Nessun degon della povera, no, no, esco è qualcosa di ben diverso e non sempre, diciamo quello che
molti pensano, ma non è. Intervengo anche nel settore dei trasporti. Ad esempio, una ditta, parliamo del Poste Italiane, utilizza dei camion che magari sono, magari ci sono 6-7 anni, non 4 anni, quindi hanno spinto energia molto, il carburante molto elevato, allora si fanno analisi, si vede quanto spendono, ok? E si fa un rinnovamento del parco macchine. Magari prendono, non so, macchine ibride, oppure macchine elettriche, oppure quelle a biodiesel, ok? Perché basta cambiare il serbatoio, si mette un impianto biodiesel, o comunque si può realizzare anche un impianto biodiesel. Per quella comparto di questo settore, no? In cui vabbè, mi dice se lo autoproduce, se lo consuma, così via, quindi ho un risparmio da una parte, oltre anche al risparmio di continuare a fare un rifornimento delle macchine. Questo è un altro settore in cui interviene anche nei trasporti pubblici, nei trasporti privati, fa un'analisi dei costi chilometrici e del dispendio di carburante diciamo, degli automezzi e si fa un piano per cercare di andare a risparmiare e non avere un esubero di costi e così via. Può esserci anche l'impianto dell'agricoltura, ci possono essere anche negli ospedali con la trigenerazione, mettendo gli impianti di trigenerazione, condizionamento, quindi raffrescamento, riscaldamento, elettricità, questa è la trigenerazione, si può intervenire, poi c'è anche l'altro, la produzione di energia per la vendita, però si può intervenire con la risparmiare dal punto di vista diciamo, del dispendio energetico. Sono tutti elementi che interagiscono per poi a procedere a quello che si chiama risparmio energetico. Io velocemente faccio vedere due interventi, no? Esempio 1, risparmio del 27%. Con una spesa, questa qua è una spesa di 47.000 euro, no? E ritorno di 5,6 mesi. No? Allora, questo qui è l'intervento che si sono state fatte, oltre il monitoraggio. Un secondo esempio, no? Se queste sono gallerie di centri commerciali, risparmio di del 15, quasi 16%, investimento di 80.000 euro. Quindi, anche con questi sistemi di rilevamento continuo e anche diciamo, bilanciamento energetico all'interno degli edifici, porta sicuramente un grosso risparmio energetico. Risparmio energetico per chi lo usa, ma che questo viene tramutato per l'ESCO in quello che viene chiamato qui in anidride carbonica. No? Che l'anidride carbonica vengono fatti altri certificati che poi sono messi all'interno del mercato. Quindi quando le dicono esco, non sempre sono, viene mal interpretata il termine. Esco è una cosa, mentre una ditta che fa diciamo pannelli fotovoltaici o altre cose, è un'altra cosa. E questo perché arriva il concetto di esco.